potrebbe essere lui la lepre. Sì, la prima lepre. E poi Hunter, che vediamo lì a sinistra, americano, non è malaccio. Ha un 13,17 sui 5.000, un 3,34 spicciolo più, spicciolo meno, sui 1.500 di quest'anno, quello sui 1.500. Dovrebbero essere loro due in serie, prima di cadere poi Hunter, i due a tirare un po' il ritmo. E adesso questi 5.000, con tanta attesa, vanno 13.02.26, il record italiano di Yemane Berhan Krippa, stabilito 2 anni fa a Ostrava, al meeting Slata Tretra, che significa chiodo d'oro, chiodo nel senso della scarpa chiodata. 13.02.26, tra l'altro quella gara era lo stesso giorno, in un calendario allora buttato un po' per aria, lo stesso giorno del Palio Città della Quercia. Krippa è di questa terra, ci è arrivato che va 5 anni assieme a fratelli e cugini, che poi essendo diventati tutti figli adottivi della famiglia Krippa sono diventati fratelli adottivi. Anche un po' di polemica rilanciata sul quotidiano locale L'Adige da un articolo di Guido Pasqualini, perché in un tweet la provincia autonoma l'aveva definito che vive in Trentino. Cosa bisogna fare perché un trentino sia trentino? E hanno fatto anche riferimento al fatto che il presidente della giunta, quella stessa giunta, è nato a Bussolengo, quindi Verona, un Veneto, provincia limitrofa, quindi non indigeno nell'articolo. Si può dar loro torto? No. Famiglia, è cresciuto in quella famiglia a montagna, sopra Tione, poi per la pratica dell'atletica è arrivato proprio a Trento, allenato da Massimo Pegoretti, scoperto da Marco Borsari, che se n'è andato qualche anno fa, è stato anche del GS Valsugana Trentino, ma inizialmente soprattutto la società atletica Valchiese, adesso Fiamme Oro di Padova. Do un riferimento, 2.32 al primo chilometro, che è il tempo di passaggio di Yeman quando migliorò il record di Antibo, e questo grosso modo dovrebbe essere il ritmo. Allora Abdikadar effettivamente fa da lepre. Mohad Abdikadar, ragazzo laziale di origine somala, scappati dalla guerra con la mamma prima, anche col fratello un po' più grande di un anno, uno Mohad, lui il suo nome, e l'altro Mohamed, tanto che si fa un po' fatica talvolta a distinguerli. Mohad Abdikadar, aeronautica. Poi c'è Drew Hunter, americano, da 3.35, 3.34.86. Melak che scappa. Lui ha a meno di 13, sì, 12.54 sì, di personale, quindi Nibret Melak sa di cosa stanno parlando. Sì. Anche i cross importanti in Italia. Nibret Melak, l'etiope, 12.54.22, quest'anno era andato un po' più piano Nibret Melak. Sì, questo è un'ottima situazione per Krippa, che quando si trova, diciamo, stimolato, o possiamo anche dire al traino di ritmi rapidi, lui si adegua, riesce ad adeguarsi, quando invece deve fare un po' da solo soffre un po'. Nibret Melak davanti, quarta piazza per Krippa, 7.47.40, ma Krippa è intorno ai 7.50-51. Stringe i denti il trentino e deve riagganciarsi o reagire, perché in questo modo i 13 minuti si allontanano. In gara per gli italiani quantomeno Pietro Riva con il numero 10, Yassin Bouich, Francesco Guerra e Giovanni Gatto. Giovanni Gatto è della Quercia Trentingrana ed è un siepista. Poi c'è Shinawi, Amin Shinawi, che è un tulisino, Yassin Bouich, fiamme gialle. E situazione non semplice per Yemane Krippa. Si è fermato in questo momento. Peccato. E comunque grande applauso. E comunque grande applauso, eccolo qui. I 13 minuti sono tosti, diceva Massimo Pegoretti alla fine della gara di Feltre, il Giro delle Mura, città di Feltre. Dopo di lei toccherà Ese Brume. Oh, è arrivato Yemane Krippa,
sai che è proprio in gamba, perché uno poteva anche immaginare oggi è andata così, me la svigno, gambe levate, questo ragazzo è un signore. Aspetta che facciamo, vediamo se funziona il microfono. Vai. Funziona? Mi dicono che funziona anche se non ti sento, ti sento di persona, dai. Sì, vabbè, buonasera. Sei un signore, io ho detto fra me e me, questo se l'è svignata, la chetichella. Ah, guarda, quella è la tua telecamera, invece okay, di guardare okay, Bragagna, okay, guarda okay, la telecamera. Se l'è svignata la chetichella, è vero che il Trentino ti dà anche due anche magari un po' di più di due per promuovere la vostra terra, io sì, dico vostra non da cittadino residente ma da cittadino trentino. Sì. E invece sei qua, che è successo? Yeah, no beh, purtroppo oggi le gambe non giravano, sicuramente è arrivata la fine della stagione e speravo di riuscire a portare a fine una bella gara qua nel mio Trentino e invece purtroppo le gambe non hanno retto e mi sono dovuto fermare prima del previsto, speravo di arrivare con un bel tempo almeno di finire la gara, invece è andata diversamente purtroppo. Pietro Riva dopo il quinto posto ha dimostrato già lì di essere in condizione, ci sono i due Pietro del mezzofondo, Pietro Arese e Pietro Riva che sembrano in rampa di lancio per crescere e oltretutto Pietro Riva veste la casacca della polizia e bene. Sì 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 no beh. Hai visto il tempo suo? Sì. Sì sì, sì. Pietro Riva ho fatto tutto il periodo a San Moritz pre-europeo, siamo stati in camera insieme agli europei, quindi ho passato un bel periodo con lui, è un grande ragazzo, un bravo ragazzo, sta crescendo, anche oggi ha fatto il personale. E oggi spero è diventato più bravo di Stefano Baldini sui 5.000. Come io ho battuto il mio allenatore, lui deve sì, battere. Ma per te sui 5.000 era più facile, eh? Sì, e quindi dai. Perché Massimo Pego, come lo chiamano tutti Pegoretti, era decisamente più da 1.500. Dove certo, vinse una medaglia ai campionati europei juniores? Sì. 1993, San Sebastian, dove praticamente l'Italia vinse tutto. Sì, quindi spero che per Pietro questa stagione sia solo uno slancio per l'atletica, quella che conta, come ha fatto vedere a Monaco e anche a Pietro Arese che ha fatto un gran campionato e a tutti gli italiani che erano a Monaco. A Feltre l'altro giorno al Giro delle Mura hai detto Rovereto, poi mi fermo qua e... Sì. Sei fermato prima di fermarmi. Purtroppo mi sono fermato prima, come ho detto, la mia stagione in pista finisce adesso, oggi, e adesso mi rilasso un po' e poi a metà ottobre, inizio ottobre, inizierò a pensare. Allora, metà ottobre, inizio ottobre significa che probabilmente scavalli il Giro al Sas. No, no, il Giro al Sas lo faccio. Lo fai. Lo faccio e poi dopo 2 ottobre nel cuore di Trento e poi sì, europei che quest'anno sono in Italia in corsa campestre, dimmi solo un sì o un no, un ni. Ni. Ni, vabbè. Grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Anche proprio per essersi presentato nonostante il ritiro. Grazie a Roberta Bruni.